dai, va, è serio. Allora, perché lo devi trattare cosa così? Cosa possiamo detrarre dai matrimoni? Beh, per tutte le coppie che ci ascoltano? Bisogna dire subito questo. Facciamo partire. Beh, 120 ormai. Secondi. Ah, la chiama lei. Vabbè, io vado via allora. No, ecco, va bene. Partiamo i 120 secondi, perché 120 secondi di puro servizio pubblico, prego. No, una cosa molto importante è che per quanto riguarda la possibilità di ricevere un contributo, un bonus per chi si sposa, è su base regionale, perché era stata fatta una proposta su per chiaramente una disposizione che riguardava tutti, dove si poteva recuperare il 25% della spesa fino ad un massimo di 25.000 euro, però questa proposta poi non è stata, come dire, non si è trasformata in legge. Quindi che cosa possiamo recuperare? Ognuno deve verificare presso la propria regione di appartenenza se esiste effettivamente un contributo, tipo per la regione Lazio già è in funzione, quindi fino al 31 dicembre di quest'anno per chi decide di sposarsi può recuperare fino a 2.000 euro. Quali sono le spese che si possono recuperare? Quindi la spesa per le bomboniere, la spesa per il cosiddetto wedding planner, ossia la persona che organizza il matrimonio, la spesa per noleggiare la macchina, la spesa per le bomboniere, la spesa per i fiori. L'unica cosa importante è che bisogna sostanzialmente documentare e pagare tutte queste spese con strumenti tracciati, quindi con un bonifico bancario oppure con carta di credito. Poi un'altra domanda che sicuramente anche Paolo voleva farmi, ma sì, l'ho visto dalla faccia. No, perché è interessante. Hai preparato tutta la settimana la domanda e lei gliela brucia. No, me l'ha chiesta prima. Me l'ha chiesta prima, cioè, ma i regali che noi riceviamo dal matrimonio sono tassabili? No. Cioè i soldi che noi riceviamo dal matrimonio sono tassabili? La risposta è no, però attenzione, no, questo è importante, perché alcuni sposi o neosposi hanno ricevuto comunque la visita dell'Agenzia delle Entrate, dove l'Agenzia delle Entrate ha contestato che quei regali dovevano essere assoggettati a tassazione. Perché? Perché? Noi sappiamo benissimo che soprattutto nel sud riceviamo come regalo la cosiddetta busta contributi in denaro. Se questi versamenti di queste somme non lo facciamo nell'immediatezza del matrimonio, magari dopo un mese o due mesi, tre mesi, qualcuno potrebbe presumere che non si tratta di regali del matrimonio ma di soldi in nero, e quindi si pretende il pagamento delle imposte. Quindi io parlo a bisogna... nome di tutti i genitori che hanno i figli che si stanno sposando, esatto, solo per me. Versate oggi subito. Sposarsi costa tanto, quando i ragazzi si regalano dei soldi loro magari si finiscono la casa, perché certo, non è così facile. Cioè, se anche poi li depositano un mese dopo, perché magari sono presi dall'euforia, dai, su. Bisogna essere flessibili. Bravo, essere bravo. Flessibili. Sai, ti impone che secondo me lei è un po' il Giulio Iglesias dei commercianti. Sì. Ma sai anche chi? Cristian. Sai che sì, mi piace di più Giulio Iglesias. Anche Cristian. Sapete che gli prenoto una visita dall'oculista. Va bene? Grazie, dottor Timpone. Grazie a voi. Grazie. Insomma, venite a contarti a Roma e conviene Sicarelli fuori di qui. Prego. Vado.